mi trovo abbastanza sorpreso di trovarmi anche quest'anno a Tramurales, perché porto delle opere spesso un po' particolari, sono, che non so bene di cosa sono il frutto, però diciamo che qui mi viene data la libertà di fare un po' quello che mi pare, e quindi io procedo così, esattamente come mi dicono loro, mi danno piena libertà e io me la prendo tutta. E niente, quindi sono molto felice e mi diverto molto di provare a fare arte a Solnara. Mi nombre es Fio Silva, es la segunda vez que estoy pintando en Estornara, en este festival. Estoy muy muy contenta de haber vuelto. La verdad que para mí es, el año pasado fue una experiencia hermosa y este año volvió a hacerlo. Incluso mejor, porque esta vez es reencontrarse con un montón de gente que la verdad es que estimo mucho, que quiero mucho. Y agradezco mucho a Giancarla, a Silvana, a Lino, a Luchino, bueno, o sea, a todos por de verdad estar haciendo esto posible y nada, sentirnos tan bien y acompañados y nada, feliz de retornar. Así que eso. Ahora en español, para decir que también fue como la segunda vez que vuelvo a Estornara, estoy muy agradecida, muy contenta de volver. Para mí significa mucho porque era mi primer festival el año pasado y pues siempre es súper bonito conocer a nuevas artistas. Ahora somos muchísimos y me hacía mucha ilusión poder pues conocer, convivir y etcétera. Así que muchas gracias a todos. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Rast, l'artiste Rast exactement, voilà, je suis français, je viens de Saint-Cyr-l'École et voilà, moi je réalise des portraits comme vous voyez un peu derrière qui sont pas terminés, des portraits très texturés et j'ai été invité du coup par le festival Stornara cette année et j'ai eu l'honneur voilà de laisser ma trace du coup ici. Donc voilà, bah écoutez, mes impressions sur le festival, voilà, c'est super cool, on a été très très bien reçus. Et on a fait de très belles rencontres aussi avec les autres artistes. Et en tout cas, on a passé un super moment. Alors je vous invite tous à venir à Stornara voir les très très belles fresques qu'on a fait cette année. Avec tous les 30 autres artistes qui ont été invités aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est Artiste Rast. Et puis à la prochaine. Ciao, bye bye. Meglio, migliore, se puoi vedere la qualità degli artisti, se puoi vedere anche l'organizzazione, anche puoi vedere anche come ogni artista ha evoluzionato, sì, gli stessi artisti che arrivano di un moto adesso stanno diventando migliori, anche io, no? Ho imparato di più, quindi è molto positivo. Acho que o que mais eu gostei daqui de Estornara, além da,
do espaço, que é muito legal, foi das pessoas, né? Eu tive a recepção, foi muito boa. Então eu ouvi a Giancarla falou para mim uma coisa que ficou na minha mente e para mim é o que eu vou guardar daqui. É, quando eu cheguei aqui, ela falou para mim assim: não pinta estornar. Estornar a gente já conhece, a gente já sabe. Traz o seu mundo. E aí isso me tirou um peso das costas, me deixou feliz, eu me senti livre e à vontade para pintar o que eu queria. E fiquei muito feliz, porque não é toda hora que isso acontece em muitos festivais. E aí no final é isso que eu vou guardar, porque foi um tipo de uma gentileza, né, que eu recebi de graça. De graça é sempre bom. É isso. Sì, no, ha portato tantissimo, tutto quello che hanno fatto voi ragazzi è una cosa spettacolare. Penso un po' triste che non tutta la gente del paese possono capire, sì, la importanza di quello che si sta facendo. No? Sarebbe bello che anche loro riconoscono che quello che si fa è importantissimo per il paese, anche per la regione. Quindi, sì, però voi continua a fare come stai facendo, perché sei sempre fortissimo, ogni anno. Partecipo a questo festival meraviglioso e quest'anno ho deciso di sperimentare un po' di più rispetto a quello che faccio di solito e ho deciso di fare una, col mio metodo comunicativo, cioè la pittura, una denuncia sociale per le condizioni dello sfruttamento dei braccianti, senza etnia, senza niente, semplicemente dalla situazione di potere allo sfruttamento e basta. Ciao Estornara, ciao a tutti, sono Eloy, anche conosciuto come DMX, è la mia terza volta qua, non so perché questa gente di Estornara continua a farmi venire, però veramente che qua si sta tanto benissimo, un ringrazio a tutta la gente di Estornara. Niente, qua stiamo lavorando io, anche Rosetta, in questo progetto, il soggetto è un amico mio che è tatuatore. E stiamo lavorando anche con questo Hello Kitty e con il cane, perché vogliamo fare riferimento a che sempre si deve avere quello senso della infantesa, di giocare. Anche lo verrai con il tatuaggio, che è un po' più pericoloso, però no, sempre devi avere quello senso di infantesa, sempre cercare un po' quella anima di quando sei stato giovane. Sì, lo sto ritrovando tanto bene, stanno facendo tante cose, lo sto vedendo che ogni volta ce l'ha come un ambiente più familiare, ce l'ha ogni anno tra anno si stanno vedendo tutto quello che avete imparato da tutti questi anni, si sta vedendo tutto un cambio positivo.
festival molto rock and roll. Come sempre Stornara da piccolo paese si rivela essere estremamente rock and roll. Tanti artisti, una grande famiglia, mi sto divertendo molto, ho rincontrato vecchi amici e me ne sto facendo di nuovi, quindi sono molto felice di essere per la seconda volta qui a Stornara. L'accoglienza come al solito è stata incredibile e niente, sono qua a dipingere il mio muretto perché Stornara non mi vuole, pare che non mi voglia. No, scherzo, mi sto trovando come sempre molto molto bene, sto facendo qua il mio lavoro, ho appena iniziato e in qualche giorno dovrei portarlo a termine. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis une artiste française. C'est la deuxième fois que je viens à Stornara et du coup cette fois-ci j'ai eu un mur dans le centre de la ville où j'étais très contente. Et moi j'ai commencé à travailler dans la peinture au Mexique, donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose représentant un peu le Mexique, et vu que le thème c'était Desperate World, je me suis dit qu'il fallait parler aussi des animaux qui sont en voie d'extinction, surtout au Mexique. Donc je vais vous représenter des aigrettes agami, qui sont des animaux en voie d'extinction du coup. Et pour dire un petit peu que finalement, le monde n'est pas si désespéré si on garde toutes ces créatures, on les préserve, toutes ces créatures qui nous donnent de la poésie. Du coup, voilà, un monde sans, avec de la poésie, et c'est un monde un peu moins désespéré. Et la beauté des choses, et ça nous fait aussi voir ce monde autrement. Du coup, voilà, une lueur d'espoir. Contenta de haber vuelto un año más aquí a Stornara, es un sitio donde nos sentimos muy a gusto con toda la gente, ya no nos conocemos y toda la gente nueva, y nada, es un placer volver aquí y disfrutando todos los días. Ciao a tutti, io sono Santa Gross, oppure Julián Santa Maria,
e sono un artista dalla Colombia e sono felice di essere qui nella Stornara. Ma prima scusa per il mio italiano perché non è il migliore, ma mi piace essere qui e in questo paese, è piccolo ma più bello. E, l'organizzazione sono carina con me, con tutti gli artisti, una persona carina, bellissima, e è un festival piccolo ma enorme di amore per tutti gli abitanti qui, per gli artisti, e questo è più bello. E allora sto facendo questo murale che è una medusa, perché penso che questa storia della medusa è una storia più importante per le donne, per tutte le persone, e mi piace questo.